Oggi parliamo di una questione che negli ultimi anni è diventata sempre più importante, cioè la protezione dei dati personali in rete. Nel 2016 scoppiò uno scandalo che oggi è noto a tanti, lo scandalo di Cambridge Analytica. Il Guardian e l'Observer scoprirono infatti che i dati di milioni di utenti di Facebook erano stati utilizzati per orientare il voto delle elezioni presidenziali americane del 2016 e il voto sulla Brexit. Ora viene da chiedersi, come è potuto accadere? Dunque, nei mesi precedenti a questi eventi, circa 270.000 utenti americani di Facebook avevano scaricato un'applicazione dal nome This is Your Digital Life, che prevedeva, come tante applicazioni che utilizziamo quotidianamente, il fatto che l'utente era disposto a condividere con gli sviluppatori dell'app le proprie informazioni personali contenute nel profilo. Tuttavia, per una clausola del contratto sottoscritto con gli utenti, Facebook consentiva a questa app di accedere ai dati anche di tutti i contatti di questi 270.000 utenti. In questo modo, questa app, creata dallo psicologo Alexander Kogan, si trovò a possedere i dati di 50 milioni di utenti di Facebook. Grazie a un algoritmo ideato dallo stesso Kogan, e basato su studi di psicometria e scienza dei dati, la società Cambridge Analytica, proprietaria dell'app e quindi anche dei dati, poté eseguire un lavoro di profilazione dei comportamenti e delle caratteristiche di questi 50 milioni di utenti. Kogan, infatti, aveva più volte detto: "Se ho accesso a 300 like del vostro profilo, il mio algoritmo potrà conoscervi meglio del vostro partner." Secondo gli autori di questa inchiesta, i dati in possesso di Cambridge Analytica sono stati usati per bombardare un numero ristretto di utenti, in questo caso elettori indecisi, con un'attività di propaganda volta a orientare il voto. Una propaganda però che per la prima volta non è tracciabile, non è trasparente, non è visibile in alcun modo. Ora, al di là del singolo scandalo, è evidente che tutti i partiti politici e anche altri enti stanno iniziando a utilizzare i social in questo modo. E dall'altra parte è ugualmente chiaro che la vera ricchezza che i social posseggono oggi sono i nostri dati. Il petrolio bianco di questi ultimi anni non sono solo le pubblicità o i market online, ma la possibilità di ottenere legalmente ed eventualmente di utilizzare o addirittura cedere o vendere i dati di miliardi di utenti. I social sono una tecnologia impregnata di ideologia che può orientare le nostre relazioni sociali, favorendo le divergenze, le visioni riduttive della realtà e le polarizzazioni. Sono ambienti in grado di analizzare e controllare le nostre emozioni e di mettere in atto azioni condizionanti. Non a caso, infatti, si parla di lavoratori del click. Per definire la posizione degli utenti che, pur di poter utilizzare i social o per mettersi in mostra o per avere appunto relazioni sociali, sono disposti a cedere i propri dati gratuitamente. Così, Tim Berners-Lee, che nel 1991 al CERN inventò il World Wide Web, ha recentemente affermato di essere molto preoccupato di questa tendenza che sta emergendo e di voler dar vita con il MIT a un nuovo progetto che si chiamerà Solid, pensato per permettere direttamente agli utenti di gestire i propri dati e di disporne in qualunque momento sapendo di dove sono fisicamente collocati. Ora, per quanto i social abbiano tanti aspetti positivi e siano un elemento integrante della nostra vita di tutti i giorni e della nostra cultura, dobbiamo essere consapevoli che questa giornata è molto importante, o più in generale, che
che la questione del controllo dei dati sarà di vitale importanza nei prossimi anni anche per la gestione della cosa pubblica.